perché è la prima volta che questa scuola ospita una chef donna. Io ringrazio in particolare. La signora Ross, che in questo momento rappresenta, lo vedrete nel workshop intitolato Il bello delle donne, rappresenta però, due cose per quanto ci riguarda. In primis, appunto, una donna, quindi con tutte le caratteristiche che una donna forse ha più dell'uomo, no? Prima si parlava di cinque sensi, forse hanno le donne più sviluppate degli uomini tutti i sensi, in particolare io dico l'ascolto, no? Una donna ascolta sempre, forse più dell'uomo. E poi perché rappresenta una terra con cui noi, in particolare questa scuola, dialoga da 3 anni a questa parte con il vostro rappresentante, il presidente dei Jeunes Restaurateurs d'Europe, che è un'altra associazione che cura molto la qualità dei prodotti, di cui tra l'altro fa parte pure Alberto Faccani, che appunto è grazie a Thomas Kavicich che abbiamo qui, Ania Ross. Ania Ross, che cos'è per te il bello? Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, forse avvicina, se lo avvicina. Sono piccola. Ok. La Slovenia, chiedo scusa, non ho finito. La Slovenia rappresenta. Beh, prima di tutto grazie a voi per avermi dato la possibilità di condividere le mie Non idee si sulla sente? verità. Se ti avvicini di più, sì, perfetto. Non Di è più, di fatto più, per le di più. Dovresti. donne, allontanato. Ok, innanzitutto vorrei ringraziare la scuola per avermi dato la possibilità di condividere il mio punto di vista o il punto di vista delle donne sulla bellezza. Estetica del piatto è importantissima. Direi che prima di tutto quando ti siedi al tavolo, prima ti rendi conto dell'estetica del posto, del ristorante stesso. Secondo sarà assolutamente l'estetica del piatto, dunque la bellezza del piatto che vediamo. E lì credo le donne comunque abbiamo un punto di vista diverso, forse tecnicamente meno pronte, spessissimo, ma qualche volta dal punto di vista estetico, sensuale, un po' più attente. Ma questo è il mio punto di vista, direi che per i chilometri che ho fatto, normalmente direi che questa frase sta in piedi. Io oggi vi presento la bellezza della carne cruda. La mia filosofia del cucinare tende sempre di più verso un prodotto molto buono, a chilometro zero, perché questo me lo posso permettere, perché vivo in una zona bellissima, incontaminata. E la bellezza della stagione e si chiama la mucca che pascola nel prato primaverile. Spero che ci sarà qualcuno così possiamo anche discuterne di più. Grazie.